ragazzi, buongiorno e benvenuti a questo nuovo video. Torniamo a pesca. L'ultimo video che avete visto è stato lo splendido barracuda ultralight, anche se io sono molto arrabbiato perché sapete benissimo come la penso sulla qualità delle immagini video. I miei video voglio che siano belli, che si devono vedere bene. Non mi piace per questo pescare in notturna con poca luce. Purtroppo è capitato quel barracuda all'inizio, ai primi lanci, proprio all'alba, però era talmente bella ultralight che ho voluto farvelo vedere lo stesso. Quindi siamo andati a ultralight e ora, qualche giorno dopo, siamo qui in questo splendido spot di scogliera, dove io ci pescherei H24, ma spesso non si può per via del mare. Oggi ho l'idea che il mare sia bello arrabbiato a vederlo così. Vediamo se riusciamo a pescare sullo spot di dove ho preso quei bagri, quello bello da 2 kg, gli altri 2 rilasciati. Pescheremo short jigging qualche ora pomeriggio, dalla 1 credo fino alle 5, una cosa del genere. Short jigging, quindi jig, vediamo di riuscire a portare a casa di buono qualcosa anche oggi. Noi ci buttiamo in pesca e intanto vi lascio al panorama molto piatto. Ragazzi, prima che inizio a pescare vi devo assolutamente ricordare, come promesso, di fare 2 o 3 saluti. Allora, primo Federico, giovane Federico, pescatore che si sta cimentando piano piano nell'arte della pesca. Lo saluto, gliel'avevo promesso, eccomi qui. Poi volevo salutare un bimbo che ho conosciuto al ristorante, un fan del canale, un bimbo che ho conosciuto al ristorante qui da noi, Leonardo, e l'altra volta è venuto a salutarmi al tavolo, non abbiamo pensato a farci una foto. Volevo salutarti e con tuo padre, se ci sarà la prossima volta l'occasione, faremo anche una foto. E per ultimo Rocco, anche lui lo saluto, me l'ha chiesto, e poi saluto tutti. Spero di non aver sbagliato il nome, perché qua sono tante le cose che mi devo ricordare. Spero di avermi segnato i nomi giusti e ci mettiamo in pesca. Bueno, ragazzi, siamo pronti a partire. Oggi il mare è leggermente più incazzato, ho dovuto mettere una telecamera in fondo là e questa qui, anche se è dietro, non si può fare altrimenti. Di solito la appoggiavo lì, ma non si può perché arrivano le onde e rischiamo di mandare in malora gli apparati, anche se sono stati ricoperti con dei panni e delle cose. Iniziamo a pescare, vediamo un po' cosa succede. Piano piano i primi lanci. E vediamo un po'. Vediamo un po' cosa succede. C'è più corrente oggi, c'è più movimento. Vediamo. Vediamo cosa c'è.
siamo anche a rischio lavaggio qua sopra, perché l'altra punta non si può andare. Vediamo questa se ci possiamo stare, ma siamo veramente veramente sul filo del rasoio per non prendere la lavaca, eh. Partiamo a pescare, vediamo un po' se abbiamo fortuna anche oggi. Preso, l'abbiamo già preso, cazzo, bestia, l'abbiamo preso, cazzo, è grosso, eh, è bello questo, questo è bello, signori, questo è un signor pesce, cazzarola. È bello. Questo è un signor pesce. Questo è un signor pesce, eh? Stacchiamolo un po', tanto è staccato dal fondo ormai. Ce lo giochiamo un po' adesso. E lo giochiamo un po' e lo stacchiamo dal fondo, il fondo è staccato, adesso ci stava da ridere a guadinare. Eccolo, vediamo cos'è. È una super sama, cazzo, guardate che roba, che spettacolo, che spettacolo. Vediamo se riusciamo a guadinare. Allora, vediamo un po' senza cadere. Andiamo qua così. Eccola qua. Vediamo un po' se riusciamo ad andare a guadinare. Minchia, mi ha buttato il pesce non so dove.
ce l'abbiamo sul sasso, cazzo. Vediamo cosa si può fare. Vediamo cosa si può fare. Passiamo da dietro. Se non me la porta via. È fatta cazzo, è fatto un mostro cazzo, un mostro. Bellissimo. Questa è la pesca, amici. È la pesca, cazzo. Guardate che roba. Guardate che animale. Bellissimo. Io non mi stancherei di vederlo in foto così. Sì. Eccolo qua, piccolo. È piccolo signori, ma c'è. No, piccolino. Piccolo. Piccolo. Vedi che non lo vedo? Ah, ancora una sametta, eccola là. È una sametta. Vai. Porcaccia la miseria. Troppo veloce, porca miseria. No, questa la devo tenere. L'ho tirata su troppo veloce, pure non è che sono andato forte, porca miseria. Mannaccia, non si può rilasciare questa. Vabbè. Questa non si può rilasciare. Eppure, cioè, l'ho tirata su. Ma non l'ho tirata su esageratamente forte, eppure niente, dobbiamo tenerla. Ragazzi, purtroppo l'ho tirata fuori troppo velocemente, non ha compensato bene il pesce. Avete visto che aveva la vescica natatoria fuori e purtroppo non si può rilasciare.
pensavo di essere andato abbastanza lento, porca miseria. Niente, purtroppo la devo tenere. Peccato, porca miseria. Ragazzi, pescata finita, qui conviene smontare tutto perché la situazione si sta facendo un po' pericolosa e si è abbassata notevolmente la marea, quindi fa un gradino, una risacca pazzesca, inutile rischiare di andare a mettersi in pericolo inutilmente. Va bene così, oggi è uscito un mostro bellissimo al secondo lancio. E bellissimo, io sono troppo contento, stanno uscendo pezzi notevoli da questi spot, veramente pezzi e pesci notevoli, che dire. Mi spiace, l'unica cosa che mi spiace è che ho dovuto tenere la samita piccola pluma, perché l'ho tirata su troppo velocemente, la vescica natatoria è uscita fuori perché non compensando praticamente dalla profondità, se si tira su il pesce troppo velocemente non si compensa come noi esseri umani, il pesce invece tende proprio esce la vescica natatoria fuori dalla bocca e lì si è costretto a, poi dopo non poteva più rilasciare. Vero peccato, pensavo di essere andato abbastanza lento, ma purtroppo non è andata così. Ci siamo anche oggi divertiti e niente ragazzi, io sono super contento, come al solito vi saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Come al solito mettete il mi piace e attivate la campanella per le novità negli ultimi video quando escono, così potete vederli subito. E noi ci vediamo al prossimo video ragazzi. Non so ancora dove pescherò, ci sto pensando, magari qui, magari non lo so, dipende dal mare, dal vento, da tante cose. Ciao ragazzi, in bocca al lupo a tutti, ciao.